Ci troviamo al Palabigi al termine della partita contro Leverano. Conad Reggio Emilia ha vinto 3-0. Giulio, vi aspettavate una formazione così competitiva? Sì, cioè onestamente da fuori era facile sottovalutarla perché comunque erano tanti ragazzi che venivano dalla B, ma è stato, cioè, negli anni, come è capitato spesso, che le formazioni che vincevano la B hanno poi tenuto la parte dell'ossatura in Serie A, e queste squadre sono molto, diciamo, rognose perché comunque sono abituate a giocare insieme, sono abituate a soffrire, hanno un sistema di gioco che non hanno dovuto assimilare in queste settimane di preparazione, ma viene già dagli altri anni, hanno l'entusiasmo degli esordienti in Serie A, quindi sapevamo che non sarebbe stata una partita facile. Secondo te cos'è che non è andato? Abbiamo vinto 3-0, è andato tutto. Diciamo qualche errorino. No, vabbè, abbiamo qualcosina da mettere a posto sicuramente, ma non potevamo pensare di arrivare alla prima di campionato perfetti con una squadra abbastanza nuova. Abbiamo cambiato allenatore, abbiamo cambiato parte del gruppo. Quindi con calma sono sicuro che lo metteremo a posto. Oggi era importante vincere, l'abbiamo fatto, quindi secondo me possiamo essere abbastanza soddisfatti. Sicuro dobbiamo lavorare tanto in palestra, ma questo lo sapevamo anche prima di stasera. Mi trovo qui con Davide Morgese, libero del Conad Reggio Emilia. Prima partita di campionato, prima in casa, avete vinto 3-0. Vi aspettavate un Leverano così combattitivo? Beh, se sono in A2 un motivo c'è. Sicuramente noi i primi due set abbiamo sbagliato qualcosina di troppo. Siamo stati bravi nel finale di set a sbagliare poco. E quindi dai, prima partita va sempre così, un po' all'inizio la tensione dell'inizio, si può fare meglio sicuramente, il risultato è un buon risultato perché un 3-0 all'esordio, un ottimo risultato. Adesso guardiamo bene cosa non ha funzionato, soprattutto qualche piccolo particolare, e poi pronti a lavorare da martedì in palestra. Avete fatto i primi due set punto a punto, anzi a volte erate anche sotto, poi avete recuperato. Secondo te cos'è stato per permettere questo recupero e poi portare a casa la vittoria? Beh, sicuramente il muro difesa, noi facciamo la differenza lì. Quando siamo composti a muro e pronti in difesa ci siamo. Adesso dobbiamo appunto migliorare qualcosina perché secondo me possiamo fare ancora meglio. C'è da migliorare da quel punto di vista lì, appunto muro difesa. Qualche errorino in meno in attacco, anche in ricezione, che oggi battevano bene secondo me, e siamo stati bravi a prendere pochi ace comunque. Per il resto pian pianino, giocandosi, miglioreremo perché ne abbiamo bisogno, ma dai, oggi va bene così.